Partita rocambolesca, Reggio Emilia finisce dopo 90 minuti pazzi, una partita incredibile che regala ufficialmente lo scudetto all'Inter, Inter campione d'Italia per la 19ª volta nella sua storia, finisce dopo 9 anni il ciclo Juve, chissà se in questo esatto momento comincia il nuovo ciclo Inter. Mi raccomando ragazzi, prima di tutto iscrivetevi, lasciate like e commentate perché questo è veramente un momento epocale per la storia del calcio italiano. Nessuno aveva vinto 9 scudetti di fila e a un passo dal decimo la Juve si vede rubare lo scettro dall'Inter che vince con un vincente, con uno che la vittoria ce l'ha proprio nel DNA in panchina con Antonio Conte che fa un qualcosa di incredibile. Questo per me è il successo in tutto e per tutto di Conte e di Marotta, due ex juventini che all'Inter hanno portato dopo tanti anni, dopo 10 anni di non vittorie, il vero DNA vincente, perché ragazzi l'Inter ha sbagliato veramente poche cose negli ultimi 2 anni. Conte è un mostro, ragazzi. Conte è uno specialista nella vittoria dei campionati. In Premier ha vinto, con la Juve ha vinto più volte, riportando la Juve dal settimo al primo posto. E con l'Inter in 2 anni è riuscito a riportare lo scudetto che mancava da 11 anni, dai tempi di Mourinho. Veramente un vincente incredibile. Poi Marotta ci ha messo del suo perché l'Inter ha sbagliato veramente pochissimi acquisti. Forse solo Vidal, l'unico vero flop. Per il resto, veramente un mercato sontuoso. Giocatori azzeccati quasi tutti, anzi tutti, fatta eccezione secondo me per Vidal, Lukaku mostruoso, ma anche Eriksen è stato l'uomo in più di questa Inter dopo il derby di Coppa col Milan. È comunque diventato veramente, ha superato quello step, ha messo quella marcia in più ed è diventato l'uomo in più di questa Inter. Inter che grazie allo stop della Dea a Reggio Emilia vince lo scudetto, ma a Reggio Emilia abbiamo visto una partita incredibile tra Rossi dei portieri, Gollini che esce dopo 5 minuti a 20 metri dall'area, praticamente si fa espellere, rigori parati, gol dei milanisti, gol di Locatelli che però è stato annullato. Poi ragazzi, Muriel sbaglia lì dagli 11 metri. Però l'Atalanta viene fermata da un Sassuolo incredibilmente eroico che regala lo scudetto all'Inter. Oggi i tifosi del Sassuolo sono cresciuti da poche decine di migliaia a milioni, ragazzi, considerando gli interisti che sono diventati di fatto tifosi del Sassuolo aggiuntivi oggi. Sassuolo che oggi fa un grandissimo favore all'Inter e ragazzi regala dopo 10 anni lo scudetto, anzi 11, ai nerazzurri che non vincevano questa competizione, questo torneo, questa benedettissima Serie A dai tempi di Mourinho, dall'ultimo anno di Mourinho, dal triplete per intenderci, da quando Milito fece veramente il mostro. Un successo incredibile, ragazzi, un successo secondo me firmato, siglato non solo ma soprattutto dal binomio Conte-Marotta. Atalanta che ha fatto il possibile. Ragazzi, oggi, se non era oggi, era la prossima settimana, non cambiava niente. Però comunque Atalanta che con il suo stop, con la sua non vittoria, regala lo scudetto all'Inter ed è un successo clamoroso, veramente clamoroso. Io quest'anno non mi sarei mai aspettato di dover commentare l'Inter campione d'Italia, eppure Conte è riuscito a fare un altro miracolo dopo quello fatto con la Juve, dopo quello fatto col Chelsea e in mezzo anche quel miracolo, anche se non vincente, con l'Italia. Perché comunque non ci scordiamo che Conte ci portò ai quarti di finale a giocarcela con la Germania campione del mondo, con una squadra imbarazzante, veramente imbarazzante a livello tecnico, ci portò lì ai quarti a giocarcela ai rigori ad oltranza con una Germania che era stellare, veramente un mostro, è un autentico mostro, veramente ragazzi, un allenatore che per me è il top del top in assoluto, un sergente, ha sicuramente i suoi metodi, magari un poco, diciamo molto poco democratici, però ragazzi, a parte gli scherzi, è veramente un mostro, il migliore in assoluto degli ultimi anni, da quando se n'è andato Mourinho in Italia. Per me lui è diventato, comunque dai tempi di Mourinho, dal post triplete, lui è diventato senza dubbio il miglior allenatore italiano o comunque che ha allenato in Italia negli ultimi 10 anni, secondo me a mani basse. L'Inter è campione d'Italia per la volta numero 19 nella sua storia. Mi raccomando, iscrivetevi, fatemi sapere voi che ne pensate con un commento e lasciatemi un mi piace. Ciao ciao!